Come avrete letto dal titolo, oggi vi voglio parlare di un film horror chiamato Auguri per la tua morte. Auguri per la tua morte è uscito a fine 2017. Questo è uno dei film horror che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni, perché ho trovato la trama originale. Ok, sì, è già stato fatto, hanno già utilizzato l'espediente del rivivere la stessa giornata, però in un film horror non l'avevo ancora visto. La cosa della trama che mi ha preso di più è stata quella del rivivere la stessa giornata. Infatti, Auguri per la tua morte parla di una ragazza che si chiama Tree, che deve scoprire il suo assassino, altrimenti rivivrà la stessa giornata tutte le volte che lui la ucciderà. All'inizio del film, Tree è una gran stronza, va a letto con uno dei suoi insegnanti all'università e grazie a questa sua reputazione si è guadagnata la cattiveria di alcuni suoi amici. In particolar modo quella della sua coinquilina, che alla fine si scoprirà essere l'assassina. Le motivazioni dell'assassino non è che sono state elaborate benissimo, insomma la sua compagna di stanza la vuole uccidere perché entrambe andavano a letto con lo stesso professore e lei la considerava una sgualdrina, una Tree all'inizio del film non è Tree alla fine del film. Difatti c'è tutta un'evoluzione del suo personaggio, prende la morte per le palle e cerca di trovare un modo per sopravvivere. Scusate, ho bisogno di prendere un bicchiere d'acqua perché non mi ricordavo neanche di averlo portato su l'acqua. Stavo dicendo, il killer cerca di uccidere Tree e ciao ragazzi, oggi come avrete letto dal titolo voglio parlarvi di un film horror chiamato Auguri per la tua morte. Questo film è uscito nel 2017 e mi sembra di averle già dette queste cose. Tra remake, reboot, qualsiasi cosa, bisogna imparare ad accettare che qualcosa verrà sempre riproposto in mille salse diverse. Bisogna vedere solo come viene riproposto. E a me Auguri per la tua morte è piaciuto. Non lo considererei proprio un horror, super horror da jumpscare, paura. L'ho trovato più una specie di comedy horror, diciamo. Scusate, ma fa caldissimo, bisogna di bere un bicchiere d'acqua perché sennò ho finito l'acqua. No, non ce la faccio. E quindi così, mi sembra di aver già spiegato la trama. Parliamo della recitazione. A me è piaciuta, non conoscevo gran parte del cast, non li avevo mai visti ancora in altri film e mi ha sorpreso in modo molto positivo perché mi sembra che abbiano fatto tutti quanti un buon lavoro, anche la coinquilina di Tree che poi era la sua assassina. All'inizio ero un po' indeciso perché pensavo che fosse lei la colpevole, ma solo fino a tipo 5 minuti prima che la scoprisse ho detto ok, secondo me è stata lei, proprio convinta al 100%. La sceneggiatura è 100 volte meglio della maggior parte dei film horror che sono usciti negli ultimi mesi, basta vedere L'esorcismo di Anna Grace. Ci si può lavorare sopra e di sicuro nel secondo film avranno cercato di rimediare alle cose sbagliate nel primo. La colonna sonora l'ho adorata, mi è piaciuta un sacco. Una volta seguito il compositore di Auguri per la tua morte ho incominciato a sentire tutte le sue melodie anche in altri film e appena sento una colonna sonora un po' particolare riesco subito a capire che è la sua e secondo me è davvero talentuoso. E non so, forse avrei voluto che ci fosse un po' più di chiarimento riguardo al perché lei continuasse a rivivere la stessa giornata nel primo film, però lo sceneggiatore ha detto che aveva già delle idee per il sequel, quindi un momento solo. Ciao ragazzi, oggi parleremo di, come avrete visto dal titolo, c'è qualcosa che non va, mi sembra di aver già detto queste cose. C'è qualcosa che mi dice di non dover bere quell'acqua, quindi in realtà mi sento abbastanza combattuto. Ho una specie di blackout nella testa e mi sembra tutto super strano. Ok, hanno bussato alla porta 2 minuti fa. Ciao a tutti ragazzi! No! Perché sono di nuovo qui a dire le stesse cose di prima? Oddio, oddio, stamattina ho bisogno. Ciao a tutti ragazzi! Oh, non riuscirò mai a montare questo video, non riuscirò mai a finirlo perché continuo a ricominciare a fare. L'acqua non la devo bere. Perché è
avvelenata. Non devo aprire la porta perché cadrò giù dalle scale. Oh, come faccio ad arrivare alla fine del video? L'acqua. Devo buttarla nel cesso. Però non posso uscire dalla porta. Dalla finestra. Ok, ora che ho buttato l'acqua, in teoria dovrei poter uscire dalla porta. Credo che questa sia la prima volta che metto piede in camera dopo essere uscito, quindi lo considererò un successo. Voi cosa ne avete pensato di auguri per la tua morte? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video, credo.